Ci troviamo alla Camera di Commercio di Napoli per seguire il primo dei quattro convegni organizzati dal Meeting, il Meeting Immobiliare di Napoli. Il primo convegno è per una nuova qualità dell'abitare a Napoli. Quali sono le soluzioni che si possono trovare per migliorare la qualità della vita, insomma, e dell'abitare in una città come la nostra? Beh, dunque questo convegno è un convegno promosso dalla FIAIP, che è l'associazione degli immobiliaristi, cioè degli operatori economici nel campo delle abitazioni e delle interessati alle transazioni immobiliari, e dal Dipartimento di Architettura della Federico II. Quindi questo incontro ci fa comprendere come non può esserci qualità dell'architettura senza intervento e valorizzazione di carattere economico, oltre che sociale e ambientale. Quindi è chiaro che agire soltanto su un segmento non può portare a dei risultati efficaci, se non pensiamo che in un momento di crisi come quello attuale molti attori devono essere coinvolti e devono offrire il loro contributo intorno a tavoli comuni. Ci sono delle proposte interessanti di rigenerazione. Quali sono, secondo lei, se ci sono soprattutto delle norme che impediscono, insomma, dei nuovi progetti in chiave open building? Sicuramente mancano quei fattori di facilitazione, ovvero un'azione di coordinamento che in altri paesi d'Europa c'è, in cui l'investimento sulla rigenerazione urbana e sulla riqualificazione delle abitazioni non è a pioggia, ma è organizzato, strutturato da soggetti pubblici che aprono sportelli di consultazione da parte degli abitanti e anche da parte dei professionisti. E poi, per esempio, ci sono dei canali di finanziamento dedicati. In Germania abbiamo una banca dedicata alla riqualificazione delle abitazioni. Se non sviluppiamo delle condizioni e delle regole in cui ci sia anche una sorta di convenienza economica da parte del promotore finanziario, non se ne esce. L'investimento pubblico nel social housing raggiunge in tutta Italia, ma credo un po' di centinaia di milioni, tra i 400 e gli 800 milioni di euro. Conseguentemente anche lì dobbiamo avere la capacità in cui il promotore finanziario riesce, attraverso le opportune tecnologie costruttive e attraverso gli opportuni progetti architettonici, a determinare una convenienza economica da parte dei promotori privati.